Ricordo ancora la prima volta in cui comunicai all'amico indiano-americano incontrato nel canyon la notizia che siamo tutti collegati. Durante un incontro casuale in un mercato del posto, condivisi entusiasticamente il contenuto di un comunicato stampa che avevo appena letto, incentrato su un nuovo campo di energia appena scoperto, un campo unificante diverso da qualunque altra forma di energia conosciuta. E questo campo energetico, gli dissi animatamente, che collega tutto, ci connette col mondo, con gli altri e perfino con l'universo al di là della Terra, proprio come noi due abbiamo discusso in passato. Nel suo tipico modo di fare, il mio amico rimase un momento in silenzio per accogliere la mia euforia, poi prese fiato e mi rispose con una franchezza che avevo visto in lui molte altre volte. Fu onesto e preciso. «Bene», disse. Avete scoperto che è tutto collegato. Questo è ciò che il nostro popolo continua a ripetere da sempre. È un bene che anche la vostra scienza se ne sia resa conto. Ammesso che un campo intelligente di energia abbia davvero un ruolo tanto determinante nel funzionamento dell'universo, perché l'abbiamo scoperto solo ora? Siamo appena usciti dal XX secolo, un'epoca che gli storici potrebbero ragionevolmente definire come il periodo più rilevante di tutti i tempi. Nell'arco di una singola generazione abbiamo imparato a scatenare il potere dell'atomo, a stipare una biblioteca grande come un isolato dentro ad un microchip e a decodificare e a programmare il DNA. Come possiamo aver realizzato tutte queste meraviglie scientifiche pur avendo trascurato proprio la singola scoperta più importante, la conoscenza che ci fa accedere al potere stesso della creazione? La risposta potrebbe sorprendervi. C'è stato un tempo, in un passato non lontano, in cui gli scienziati hanno tentato di svelare il mistero della presenza o meno di un collegamento tra esseri umani grazie a un campo di energia intelligente, per verificare una volta per tutte l'esistenza di quel campo. Sebbene si fosse trattato di una buona idea da verificare, più di 100 anni dopo quel famoso esperimento, stiamo ancora subendo le conseguenze dell'interpretazione che gli fu data. La conseguenza dell'esperimento è stata questa. Durante quasi tutto il XX secolo, se uno scienziato avesse osato fare qualunque riferimento a un campo unitario di energia che colleghi tutte le cose attraverso quello che altrimenti rappresenterebbe uno spazio vuoto, sarebbe diventato lo zimbello dei suoi allievi o sarebbe stato addirittura cacciato dalle aule del suo ateneo. A parte rare eccezioni, l'idea non rientrava tra quelle accettate o perfino ammesse nelle discussioni scientifiche considerate serie. Tuttavia non era stato sempre così. Sebbene la nostra idea di cosa esattamente produca un collegamento nell'universo sia rimasta un mistero, sono stati fatti innumerevoli tentativi per darle un nome, allo scopo di riconoscerne l'esistenza. Ad esempio, i sutra buddhisti descrivono il regno del potente dio Indra come il luogo da cui trae origine la rete che unisce l'intero universo. Molto lontano, nella dimora celeste del potente dio Indra, esiste una meravigliosa rete che è stata tesa da un astuto artefice, in modo tale da estendersi all'infinito in ogni direzione. Nella storia della creazione del popolo Hopi, si racconta che l'attuale ciclo del nostro mondo iniziò molto tempo fa, quando la nonna ragno emerse nel vuoto di questa dimensione. La prima cosa che fece fu di tessere la grande ragnatela che collega fra loro tutte le cose e grazie a essa creare il luogo dove i suoi figli avrebbero vissuto. Fin dai tempi degli antichi greci, coloro che credevano in un campo unificato di energia che collega la realtà si sono riferiti a esso col semplice appellativo di etere. Nella mitologia greca l'etere era concepito come l'essenza stessa dello spazio ed era descritto come l'aria che respirano gli dèi. Sia Pitagora che Aristotele lo consideravano come il misterioso quinto elemento della creazione, dopo i 4 noti elementi di fuoco, aria, acqua e terra. Successivamente, gli alchimisti continuarono a fare ricorso alle parole degli greci per descrivere il mondo, con una terminologia sopravvissuta fino alla nascita della scienza moderna. Contraddicendo la visione tradizionale di molti scienziati di oggi, alcune fra le più grandi menti della storia non solo hanno ritenuto che l'etere esiste, ma molti di loro hanno perfino dato ulteriore spessore alla sua esistenza, affermando che l'etere è necessario per permettere il funzionamento delle leggi della fisica. Durante il XVII secolo, Sir Isaac Newton, padre della scienza moderna, usava la parola etere per riferirsi a una sostanza invisibile che permea l'intero universo.
ritenendola responsabile della gravità e delle sensazioni corporee. La concepiva come uno spirito vivente, sebbene riconoscesse che ai suoi tempi la strumentazione necessaria per convalidarne l'esistenza non fosse ancora disponibile. Fu solo nel XIX secolo che il proponente della teoria elettromagnetica James Clerk Maxwell presentò una descrizione scientifica formale dell'etere cosmico che collega tutto ciò che esiste. Lo descrisse come una sostanza materiale di tipo più sottile rispetto ai corpi visibili, che si suppone esista nelle aree di spazio che appaiono vuote. Ancora agli inizi del XX secolo, alcune fra le più illustri menti scientifiche continuavano a usare l'antica terminologia per descrivere l'essenza che riempie lo spazio vuoto. Concepivano l'etere come una vera e propria sostanza, con una consistenza a metà fra la materia fisica e l'energia allo stato puro. E attraverso l'etere cosmico, ragionavano gli scienziati, che le onde di luce possono viaggiare ad un punto o all'altro in quello che altrimenti appare come un vuoto. Non posso fare a meno di non considerare l'etere, che può essere sede di un campo elettromagnetico con la sua energia e le sue vibrazioni, come dotato di un certo grado di consistenza, qualunque diversa possa essere da quella della comune materia, ha affermato il fisico Hendrik Lorentz, vincitore del premio Nobel nel 1906. Furono proprio le equazioni di Lorentz a fornire successivamente ad Einstein gli strumenti necessari per sviluppare la sua rivoluzionaria teoria della relatività. Perfino lo stesso Einstein, quando le sue teorie sembravano rendere inutile il concetto di etere nell'universo, riteneva che sarebbe stato scoperto qualcosa che avrebbe spiegato cosa occupa il vuoto dello spazio e ha affermato: lo spazio senza etere è impensabile. Come Lorentz e gli antichi greci, che concepivano questa sostanza come il canale attraverso cui viaggiano le onde, anche Einstein affermò che l'etere è necessario all'esistenza delle leggi della fisica. In un siffatto spazio senza etere, non solo non potrebbe avvenire la diffusione della luce, ma non sarebbe nemmeno possibile l'esistenza di standard riferiti allo spazio e al tempo. Se da un lato Einstein sembrava dar credito alla possibilità che l'etere esistesse, dall'altro invita alla cautela, dicendo che l'etere non doveva essere concepito come un'energia di tipo comune, ma l'etere non può venire attribuita alla caratteristica qualitativa di un medium ponderabile fatto di parti, particelle, che è possibile rintracciare attraverso il tempo. In tal modo descrisse come l'esistenza dell'etere, grazie alla sua natura non convenzionale, rimaneva compatibile con le proprie teorie. Qualunque riferimento al campo eterico infiamma ancora oggi il dibattito sulla sua esistenza. Quasi all'unisono richiama alla memoria un famoso esperimento creato per dimostrare o negare definitivamente l'esistenza del campo. Come spesso accade in questo tipo di ricerche, il risultato non ha fatto altro che sollevare molte più domande e controversie di quante non ne avesse risolte. Il più grande esperimento fallito della storia è l'esperimento svoltosi più di 100 anni fa, che prende il nome dai suoi due scienziati che l'hanno concepito, Albert Michelson e Edward Morley. Il solo scopo dell'esperimento Michelson-Morley era quello di scoprire se il misterioso etere dell'universo esistesse davvero. L'esperimento tanto atteso, concepito per verificare i risultati di un altro test simile effettuato nel 1881, creava molta euforia nella comunità scientifica, riunitasi nel 1887 in un laboratorio del centro che oggi ha preso il nome di Case Western Reserve University. L'esperimento finì per avere conseguenze tali che nemmeno le menti migliori di allora sarebbero riuscite a immaginare. Il ragionamento che stava dietro all'esperimento era sicuramente innovativo. Se l'etere esiste realmente, pensavano Michelson e Morley, allora deve trattarsi di un'energia onnipresente, quieta e immobile. Se questo è vero, allora il passaggio della Terra attraverso il campo nello spazio dovrebbe creare un movimento misurabile. Proprio come possiamo verificare l'esistenza dell'aria grazie alle onde che fa scorrere sulle vaste distese di grano dorato delle pianure del Kansas, dovremmo anche essere in grado di cogliere il vento prodotto dall'etere. Michelson e Morley denominarono questo ipotetico fenomeno vento d'etere. Ogni pilota di aerei ammetterà che quando il velivolo vola insieme alle correnti atmosferiche, il tempo impiegato per spostarsi da un punto all'altro si può ridurre considerevolmente. Tuttavia, quando l'aereo vola contro il flusso, si deve sostenere un viaggio più difficile e la resistenza opposta dal vento può aggiungere ora alla tabella di marcia. Tenendo a mente queste metafore, Michelson e Morley
Pensarono che se fossero riusciti a sparare un raggio di luce in due direzioni simultaneamente, la differenza tra il tempo impiegato da ciascun fascio di luce per arrivare a destinazione avrebbe dovuto permettere agli sperimentatori di rilevare la presenza e il flusso del vento eterico. Sebbene l'idea dell'esperimento fosse buona, i suoi risultati sorpresero tutti. Tutto si riduceva al fatto che la strumentazione di Michelson e Morley non aveva rilevato alcun vento eterico. Avendo apparentemente riscontrato un'assenza di vento eterico, entrambi gli esperimenti del 1881 e del 1887 sembravano condurre alla stessa conclusione: l'etere non esiste. Michelson interpretò i risultati di quello che sarebbe poi stato soprannominato come il più riuscito esperimento fallito della storia, nella prestigiosa rivista American Journal of Science. Il risultato dell'ipotesi di un campo eterico stazionario si rivela dunque sbagliato, portando alla necessaria conclusione secondo cui l'ipotesi è errata. E sebbene l'esperimento possa essere descritto in termini di un fallimento, nel fornire la prova dell'esistenza dell'etere in realtà riuscì a dimostrare che semplicemente il campo eterico avrebbe potuto non comportarsi nel modo in cui gli scienziati avevano previsto in origine. Il semplice fatto che non si fosse rivelato alcun movimento non significava che l'etere non ci fosse. Riflettiamo su questa analogia. Concludere che l'aria non esiste perché non si è percepita alcuna brezza durante l'esperimento dell'alzare un dito sopra la testa per controllare se c'è vento rappresenterebbe un equivalente approssimativo del ragionamento che aveva determinato le conclusioni dell'esperimento del 1887. I scienziati moderni che ammettono che questo esperimento prova che l'etere non esiste operano in base all'assunzione che gli eventi dell'universo non siano collegati tra loro. Pensano cioè che le azioni che un individuo compie in una data parte del mondo non abbiano assolutamente nessun rapporto con altre zone e nessun effetto su chi si trova sul lato opposto del pianeta. Discutibilmente l'esperimento ha gettato le basi di una visione del mondo che ha avuto un profondo impatto sulla vita umana e sul pianeta. A causa di questo modo di pensare, noi governiamo le nazioni, forniamo energia alle nostre città, sperimentiamo le nostre bombe atomiche ed esauriamo le nostre risorse nella convinzione che ciò che facciamo in un punto della Terra non abbia alcun effetto altrove. Ma a partire dal 1887 abbiamo basato lo sviluppo di un'intera civiltà sull'idea che tutto è separato da tutto il resto. Una premessa che, secondo i risultati di esperimenti più recenti, non è affatto vera. Oggi, a distanza di più di un secolo dall'esperimento originario, nuove ricerche hanno appurato che l'etere o qualcosa di simile a esso esiste realmente. Semplicemente non si manifesta nella forma preconizzata da Michelson e Morley. Ritenendo che il campo dovesse essere immobile e fatto di elettricità e magnetismo, esattamente come le altre forme di energia scoperte intorno alla metà del XIX secolo, i due scienziati avevano cercato l'etere con le stesse modalità che avrebbero usato per indagare su una forma di energia convenzionale. Ma l'etere è ben lontano dall'essere tale. Nel 1986 la rivista Nature pubblicò un modesto studio dal titolo Special Relativity. Lo studio, che descrive un esperimento svolto da uno scienziato di nome Siberthu, sponsorizzato dall'aviazione degli Stati Uniti d'America, ha implicazioni che scuotono fortemente le fondamenta non solo dell'esperimento di Michelson-Morley, ma anche di tutto ciò in cui crediamo rispetto al nostro collegamento col mondo. Dopo aver ripetuto l'esperimento del 1887, ma facendo ricorso ad una strumentazione molto più sensibile, Siberthu ha riferito di aver effettivamente rilevato un movimento del campo eterico. Per di più, il movimento era collegato precisamente a quello della Terra attraverso lo spazio, proprio come era stato predetto. L'esperimento e quelli che l'hanno seguito indicano che l'etere esiste realmente, proprio come aveva indicato Max Planck nel 1944. Anche se oggi gli esperimenti continuano a sostenere la presenza del campo, possiamo star ben certi che non sarà mai più chiamato etere. Nei circoli scientifici la sola menzione di quella parola evoca appellativi che vanno da pseudoscienza a sciocchezza. Ma come vedremo più avanti, l'esistenza di un campo unificato di energia che permea il mondo in cui viviamo viene concepita in termini molto diversi. Gli esperimenti che ne provano l'esistenza sono talmente recenti che non si è ancora assegnato un nome unico al fenomeno. A prescindere dal nome che scegliamo di dargli, però, qualcosa è decisamente presente. Collega tutto ciò che esiste nel mondo e al di là di esso, e influisce su di noi secondo modalità che solo ora stiamo iniziando a comprendere. Allora ci chiediamo, come è potuto succedere tutto questo? Come possiamo non esserci accorti di un perno così importante per la comprensione del funzionamento dell'universo? La risposta va direttamente al cuore del problema
che ha dato luogo alle più intense controversie e arroventi dibattiti tra le grandi menti degli ultimi due secoli. La disputa, che prosegue ancora oggi, si incentra totalmente sul modo in cui percepiamo noi stessi nella realtà e sull'interpretazione che diamo a quella prospettiva. La chiave risiede nel fatto che l'energia che collega tutto l'universo fa anche parte di ciò che collega, anziché pensare al campo come se fosse separato dalla realtà. Gli esperimenti indicano che il mondo visibile ordinario, al contrario, prende origine in quanto campo. È come se il lenzuolo della Matrix divina fosse ben teso su tutto l'universo e ogni tanto si increspasse qui e là, dando luogo a una pietra, a un albero, a un pianeta o a una persona che riconosciamo. In definitiva, tutto rappresenta soltanto delle increspature del campo e questo sottile ma importante cambiamento nel modo di concepire questa entità rappresenta la chiave di accesso al potere della Matrix divina nella vita. Per fare ciò, tuttavia, dobbiamo capire perché oggi gli scienziati vedono il mondo in un determinato modo. La scienza è semplicemente un linguaggio per descrivere la natura e la relazione che lega l'essere umano al mondo naturale e all'universo che lo contiene. Ricordiamo che si tratta solo di un tipo di linguaggio e che ce ne sono stati altri come l'alchimia e la spiritualità, per esempio, usati molto prima della nascita della scienza moderna. Sebbene questi ultimi possano non aver raggiunto livelli sofisticati, resta il fatto che funzionassero. Mi stupisce sempre sentirmi chiedere dalla gente come facevamo prima che ci fosse la scienza. Sapevamo qualcosa del mondo? La mia risposta è un convinto sì. Avevamo capito molto sulla natura dell'universo. Ciò che sapevamo funzionava talmente bene da fornire un intero quadro di riferimento per comprendere tutto. Dalle origini della vita al perché ci si ammala e come porvi rimedio, fino a come si calcolano i cicli solari, lunari e stellari. Sebbene questo tipo di conoscenza ovviamente non fosse descritta col linguaggio tecnico a cui oggi siamo abituati, serviva egregiamente per offrire un'utile interpretazione di come funzionano le cose e del perché sono così. Andava talmente bene, infatti, che la civiltà andò avanti per più di 5.000 anni, senza aver bisogno della scienza come la conosciamo ai giorni nostri. Generalmente si colloca l'inizio della scienza e dell'era scientifica nel 600. Nel luglio del 1687, Isaac Newton formalizzò la matematica che sembra descrivere la nostra realtà quotidiana, pubblicando la sua classica opera Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Principi matematici della filosofia naturale. Per più di 200 anni le osservazioni di Newton sulla natura costituirono le fondamenta del campo scientifico che oggi va sotto il nome di fisica classica. Con l'aggiunta delle teorie sull'elettricità e sul magnetismo diffuse da Maxwell nel tardo dell'Ottocento e con la divulgazione della teoria della relatività di Einstein nei primi del Novecento, la fisica classica ha avuto un successo strabiliante nello spiegare i fenomeni di larga scala che vediamo, come i movimenti dei pianeti e delle galassie. Ci ha serviti talmente bene da permetterci di calcolare le orbite dei nostri satelliti artificiali e perfino mandare un essere umano sulla Luna. Tuttavia, all'inizio del XX secolo, i progressi della scienza hanno rivelato un frangente naturale in cui le leggi di Newton sembravano essere del tutto inapplicabili. Il minuscolo mondo dell'atomo. Prima di allora, semplicemente non possedevamo una tecnologia che ci permettesse di sbirciare nel mondo subatomico o di osservare come si comportano le particelle durante la nascita di una stella in una lontana galassia. In entrambe le aree, l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, gli scienziati hanno cominciato ad osservare fenomeni ritenuti inspiegabili dalla fisica tradizionale. Si è dovuto quindi sviluppare un nuovo tipo di fisica, con regole capaci di spiegare le eccezioni alla nostra realtà quotidiana e i fenomeni che accadono nel regno della fisica quantistica. La definizione della fisica quantistica è contenuta nel suo nome, quantum, che significa una quantità discreta di energia elettromagnetica. Si tratta quindi della sostanza di cui è fatto il mondo, ridotta all'essenza. I fisici quantistici scoprono ben presto che ciò che percepiamo come materia solida in realtà non lo è affatto. La seguente analogia ci aiuterà a comprenderne il motivo. Quando andiamo al cinema e vediamo proiettata sullo schermo un'immagine in movimento, sappiamo che la storia che stiamo guardando è un'illusione. Il romanticismo o la tragedia che ci fanno vibrare il cuore in realtà non solo altro che il risultato di tanti fotogrammi che scorrono molto velocemente davanti a noi, uno dopo l'altro, per creare le sensazioni di un racconto continuo. Anche se i nostri occhi vedono i singoli scatti, il cervello li sovrappone in modo tale da farci percepire un movimento ininterrotto.
I fisici quantistici ritengono che la realtà funzioni in modo molto simile. Ad esempio, ciò che vediamo come un touchdown nel football o come una figura triplo axel nel pattinaggio artistico durante un programma sportivo domenicale, in realtà è costituito in termini quantistici da una serie di eventi singoli e ravvicinati che si svolgono molto velocemente. Proprio come molti fotogrammi in sequenza fanno apparire un film così reale, anche la vita si manifesta sulla base di brevi e minuscole esplosioni di luce, denominate quanti. I quanti della vita pulsano così rapidamente che il nostro cervello, a meno che non sia addestrato ad operare diversamente, come in alcune forme di meditazione, si limita a calibrare le pulsazioni in modo tale da creare in noi l'impressione di quell'azione continuativa che percepiamo come sport nella domenica. Quindi la fisica quantistica rappresenta lo studio di ciò che accade sulla scala microscopica riferita alle forze che sottendono al mondo fisico. La differenza fra le due diverse modalità apparenti di funzionamento dei mondi quantistico e ordinario ha creato due scuole di pensiero fra i fisici contemporanei, pensiero classico e approccio quantistico. Ciascuna delle due prospettive è corroborata dalle proprie teorie. La grande sfida è stata quella di unire i due tipi di pensiero, alquanto diversi, per giungere a una visione unificata dell'universo, una teoria unitaria. Per fare ciò, si richiede l'esistenza di qualcosa che riempia quello che concepiamo come uno spazio vuoto. Ma di cosa potrebbe trattarsi? Cosa c'è nello spazio intermedio? All'inizio del film Contact, la protagonista, la dottoressa Arway, interpretata da Jodie Foster, rivolge a suo padre la domanda che diventa il leitmotiv di tutto il film. Siamo soli nell'universo? La risposta del padre diventa per lei la pietra di paragone di ciò che rappresenta la verità nella sua vita. Quando si trova in situazioni particolarmente vulnerabili, come aprirsi a un rapporto amoroso o fidarsi di un'esperienza che ha avuto in un lontano universo dove è stata trasportata, le semplici parole di suo padre diventano il principio guida delle sue convinzioni. Se fossimo soli nell'universo, si tratterebbe di un terribile spreco di spazio. In modo molto simile, se crediamo che lo spazio fra due cose qualunque sia vuoto, anche questo sembra un enorme spreco. Gli scienziati ritengono che più del 90% dell'universo manchi all'appello e ci appaia come spazio vuoto. Ciò significa che, dell'intero universo come lo conosciamo, solo il 10% conterrebbe qualcosa. Credete veramente che il 10% del creato che noi occupiamo sia tutto ciò che esiste? Che cosa c'è nello spazio che concepiamo come vuoto? Se quello spazio è realmente vuoto, allora sorge una domanda importante che chiede risposta. Come riescono a viaggiare da un punto all'altro le onde di energia che trasmettono tutto, dalle chiamate dei nostri cellulari alla luce riflessa che permette alle parole di questa pagina di giungere ai vostri occhi? Proprio come l'acqua fa allontanare le onde prodotte dal sasso che vi è stato gettato, deve esistere qualcosa che trasmette da un punto all'altro le vibrazioni vitali. Affinché questo assunto sia vero, però, dobbiamo capovolgere uno dei principi fondamentali della scienza moderna, la convinzione che lo spazio sia vuoto. Quando finalmente saremo in grado di risolvere il mistero della composizione dello spazio, avremo fatto un grosso passo avanti nella comprensione di noi stessi e del nostro rapporto col mondo circostante. La domanda, come vedremo, è antica quanto il mondo. La nostra sensazione di essere collegati in qualche modo all'universo, al nostro mondo e agli uni e agli altri ha sempre rappresentato una costante dalla storia degli aborigeni incisa sulle pareti rocciose dell'Australia, come oggi si ritiene risalga più di 20.000 anni fa, fino ai templi dell'antico Egitto e all'arte rupestre del sud-ovest americano. Se da un lato quel convincimento oggi appare più forte che mai, dall'altro lato l'esatta natura di ciò che ci unisce continua a essere argomento di controversie e dibattiti. Se siamo collegati, deve esserci qualcosa che realizza il collegamento. Poeti, filosofi, scienziati e utopisti che cercano risposte al di là delle idee del loro tempo rappresentano una fetta di umanità che ha sempre intuito che il vuoto conosciuto sotto il nome di spazio in realtà contiene qualcosa. Il fisico Konrad Fangl si è posto un'ovvia domanda sulla significatività dello spazio in sé. Immaginate cosa succederebbe se si eliminasse lo spazio interposto alla materia. Tutto nell'universo si accattorcerebbe al punto da formare un volume non più grande di un granello di polvere. Lo spazio è ciò che impedisce che tutto avvenga nello stesso luogo. Il pionieristico antropologo Louis Leakey ha affermato: senza una comprensione di chi siamo, non possiamo realmente evolvere. Credo che questa affermazione sia molto vera.
Il modo in cui il passato ci siamo concepiti ha funzionato bene, tanto da condurci al punto in cui siamo. Ora è il momento di spalancare le porte a un nuovo modo di vedere noi stessi, un modo che permetta potenzialità ancora maggiori. Forse la nostra risultanza ad accettare il significato del fatto che lo spazio sia occupato da una forza intelligente e che noi facciamo parte di quello spazio ha rappresentato il maggiore ostacolo della nostra comprensione di chi siamo e di come funziona realmente l'universo. Nel XX secolo la scienza moderna può aver scoperto cosa contiene lo spazio, un campo energetico che si differenzia da qualunque altra forma di energia, proprio come la rete di Indra e l'etere di Newton suggeriscono. Questa energia sembra trovarsi ovunque, sempre, e sembra essere esistita dagli arbori dei tempi. Albert Einstein ha affermato in una conferenza del 1928 che, secondo la teoria generale della relatività, lo spazio senza l'etere è inconcepibile, poiché uno spazio siffatto non solo la luce non potrebbe propagarsi, ma non sarebbe nemmeno possibile l'esistenza di standard di spazio. Max Planck, il padre della fisica quantistica, ha affermato che l'esistenza del campo indica che un'intelligenza è responsabile del mondo fisico. Dobbiamo supporre che dietro a questa forza, che noi vediamo come materia, esiste una mente cosciente e intelligente. Da ciò ha tratto la seguente conclusione: questa mente è la matrix di tutta la materia.